buongiorno. Prima di cominciare vi invito a seguirmi su Instagram, il link che vi lascio giù nell'info box. Questo è un vlog, stiamo andando a mangiare il sushi con la mia amica Elisa del canale Dolce Elisa, che vi lascio giù il link nell'info box, e il suo fidanzato. E dopodiché andremo da Primark perché oggi è aperto alla Nave de Vero e andiamo a vedere un po' di novità. Successivamente vi metterò delle clip che ho fatto in montagna martedì scorso, che siamo andati appunto a vedere la panchina gigante sempre con loro, e vi consiglio di vedere anche il video di Elisa, che l'ha già messo, il vlog più delle foto nel suo canale. Vi lascio comunque tutto giù nell'info box. A dopo. Eccoci qua, stiamo cominciando a mangiare, ci hanno portato la prima parte di cose. Dentro è molto carino, dopo se riesco vi faccio qualche ripresa. È arrivato il sashimi anche, ed è arrivata anche la tempura. Poi può arrivare chi ha fame, ne abbiamo uno. Uno in cui con buon. Sì, ti provi. È arrivato questo sushi con Philadelphia, flagola e salmone fritto. Ciao, eccoci al sushi, abbiamo appena finito e adesso andiamo da Primark. Dai, stiamo arrivando. L'abbiamo fatta e non c'è neanche coda. sì, non c'è coda, che bello. Eccoci, sono passate più di tre ore dentro Primark. Abbiamo fatto acquisti, siamo soddisfatte, tranne che per la parte dei vestiti. I vestiti non c'era molta scelta, c'erano belli accessori, belle cose, però come vestiti no. Però siamo contente, dai, comunque ce l'abbiamo fatta, missione compiuta. Non abbiamo trovato coda, invece adesso c'è coda perché noi siamo venute in pausa pranzo, siamo state dalle 2:30 alle 5:00, 5:15. Bene, ciao. Vi faremo vedere i video prossimamente. Sì, certo. Ciao. Guidatore, ciao guidatore. Ciao. 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 Dove stiamo andando? A Navigal. Navigal, provincia di Belluno. Yeah. La panchina rossa. Ciao. Finalmente siamo arrivate, il percorso dura all'incirca 40 minuti, non è tanto difficile, c'è un po' di salita e discesa, però ci si arriva tranquillamente, non serve essere proprio atletici o avere una preparazione. Servono soltanto degli scarponcini per perché sennò vi bagnate tutto. E insomma, si vede tutto questo spettacolo, questo bel panorama. E anche comunque camminando si vede sempre un bel paesaggio, si vede anche mio marito che sta scappando un pochino. Volevamo venire su questa panchina gigante rossa, finalmente siamo arrivati. Finalmente ce l'abbiamo fatta, evviva, vittoria. Questa volta abbiamo fatto questo video un po' diverso dal solito. Esatto, un po' diverso dal solito, con una location più bella. E adesso ci facciamo tante foto e magari la prossima volta vi porteremo un'altra panchina gigante, vero? Sì. Ciao. Ciao a tutti. Allora, sono in bagno e ho raggruppato in questa bacinella che uso per mettere di solito i panni bagnati. E quando li devo stendere ho usato questa bacinella per mettere tutti i prodotti terminati dell'ultimo periodo. Siccome io ve li faccio vedere in alcuni video, non faccio video appositi, però comunque ve li faccio vedere durante i vlog e anche durante altri video, insomma, ve li faccio vedere adesso. Queste bustine di Napisan igienizzante, anzi questo qua è un additivo igienizzante,
da mettere tutta la boccetta in un unico lavaggio, fare un lavaggio a vuoto e dice che elimina i cattivi odori. Io purtroppo non sono ancora riuscita a risolvere il problema del cattivo odore in lavatrice e riesco ad andare avanti solo grazie ai profumatori. I profumatori, quando li metto, quelli proprio forti, 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 mi tolgono gli odori brutti e quindi vado avanti con quelli. Però vorrei non usarli perché comunque non sono propriamente ecologici e costano parecchio. Quindi, però purtroppo finché non riuscirò a risolvere questo problema, devo usare i profumatori. Anche questo non mi ha risolto il problema, erano due sacchetti di cose tipo sale da mettere, fare un lavaggio vuoto e anche con questi non sono riuscita a risolvere. La lavatrice comunque è pulita, io non capisco, abbiamo smontato, come vi dicevo nell'altro video, tutta la lavatrice, continua ad essere pulita. Io ho provato tutti i rimedi possibili e immaginabili, anche naturali, con aceto bicarbonato e non è successo niente. E andrò avanti con i profumatori. Ho terminato questo Thalasso Scrub rimodellante di Geomar. Io adoro tutti gli scrub di Geomar. Questo qua è rimodellante, ma mi piacciono tutti quelli che fa questa marca perché veramente fanno uno scrub molto profondo sulla pelle, lasciano una pelle proprio morbida. Poi ho voluto provare dei prodotti Pantene diversi dalla linea Rigenera e Protegge. Allora, la linea Rigenera e Protegge è quella che uso di più, però ogni tanto cambio per non far abituare il capello, perché vedo che dopo un po' non vengono più i capelli belli come prima. Quindi ho voluto provare questa multinutriente Forti e Folti. Mi è piaciuta anche questa linea, mi sono trovata bene. Folti, oddio, cioè non è che dà chissà che volume ai capelli che sembrano tanto folti, però devo dire che è buono perché nutre bene. E poi, sempre per cambiare linea, ho voluto provare questo qua, questo Elvive Balsamo Istantaneo, no tempo di posa, uso quotidiano, proprio perché c'è scritto no tempo di posa per capelli secchi. In realtà non nutre un bel niente, quindi non mi è piaciuto. Come non mi è piaciuto e mi ha deluso molto anche questa linea dell'Elvive, la linea Elvive Hyaluronic, che qua dice idratazione profonda. Idratazione profonda è un cavolo, non ha idratato per niente il capello. L'ho abbinato anche alla maschera, come potete vedere, booster di idratazione. Ma quando mai? Allora, i miei capelli sono veramente secchi, per carità, quindi anche i miei capelli sono problematici, però con altri shampoo l'idratazione riesco ad ottenerla. Poi ho finito questo colore della testa nera Nature Easy con olio d'oliva del Mediterraneo e acqua di lavanda francese. Ma non mi è piaciuto, purtroppo. Io di solito uso olio di Garnier e mi trovo molto bene. Ho voluto provare questo così per cambiare, perché mi piace provare cose nuove e anche perché comunque costava molto meno rispetto all'olio. Però la colorazione è buona, è un bel colore e anche duraturo, però mi ha seccato da matti i capelli. Io ho già il problema dei capelli secchi. Con questa tinta qua mi sono ritrovata paglia e ho dovuto fare tipo 3-4 impacchi prima che tornassero normali i capelli, quindi anche no. Poi il sapone liquido pelle morbida Fresh and Clean mi è piaciuto molto perché idratava molto, cioè non andava comunque a seccare le mani, idratava no, però comunque non le andava a seccare, non ti sentivi la pelle delle mani tirare dopo averle lavate. Poi due creme mani perché ho le mani distrutte ultimamente e allora ne ho approfittato. Questa me l'avevano regalata della Parisienne, l'avevano regalata tipo 3 anni fa per Natale e sono riuscita a finirla solo poco tempo fa, perché è buona, però è veramente troppo unta, quindi idrata bene, profuma molto, però non mi piaceva l'unto. Comunque è valida e l'ho finita. E poi questa che me l'hanno regalata questo Natale, ce n'è poca dentro, della Bottega Verde, ha una buona profumazione di vaniglia. Però è meno idratante rispetto a quella di Parisienne. Poi ho terminato il pennarello per le sopracciglia di Rimmel, questo qua lo uso e mi piace perché a me non piace usare i pennarelli, quelli che hanno tipo la spazzolina che fanno l'effetto pelo, cioè io devo avere un effetto tipo tatuaggio e quindi preferisco utilizzare questi. Nello specifico questo qua, Brow Pro Micro di Rimmel, nella colorazione Dark Brown, se non sbaglio. Sì, Dark Brown 004.
E poi il mascara di Sephora, questo qua è già il secondo che finisco perché uno l'avevo avuto in omaggio e l'altro l'avevo comprato. È molto buono, però bisogna fare diverse passate prima di ottenere quell'effetto big definition, nel senso che vengono molto bene definite, lunghe, folte, però bisogna fare 3-4 passate. Per fortuna non fa grumi, altrimenti non si potrebbero fare 3-4 passate. Comunque è abbastanza valido. Bene, questo è tutto.